Settimo mito, la democrazia è necessaria per una vita sociale pacifica e armonica. La gente spesso pensa che i conflitti sociali possano essere evitati ricorrendo al processo decisionale democratico. Al contrario, pensa di solito la gente che se tutti seguissero le proprie inclinazioni, cioè se ciascuno facesse come gli pare, non sarebbe possibile vivere in pace perché ciascuno entrerebbe in conflitto con gli altri. In realtà è proprio il contrario, è il processo decisionale di tipo democratico che genera conflitti tra persone e gruppi sociali. Questo perché in una democrazia tutti i contrasti personali o sociali vengono elevati a problemi collettivi, forzando tutti i cittadini a piegarsi alle decisioni della maggioranza. In questo modo la democrazia fomenta rapporti di scontro e antagonismo. Questi conflitti e tensioni potrebbero essere evitati se si lasciasse alle persone la libertà di operare le proprie scelte e assumersi le responsabilità delle proprie decisioni. La democrazia è come un autobus pieno di persone che devono decidere dove l'autista li debba condurre. Si scatenerebbero dibattiti, pressioni, liti, adunate e proteste. Il conducente, anche se non avesse interessi personali e cercasse di soddisfare le esigenze dei passeggeri, non potrà mai soddisfarne i desideri, perché l'autobus è uno, ma le richieste sono tante. Dunque nessun politico può ottenere l'impossibile e non può soddisfare contemporaneamente desideri opposti. Ciascuno di noi matura visioni molto differenti su come si debba vivere, e in una democrazia tutte queste visioni diverse generano conflitti, scontri, attriti. La soluzione è semplice, si lasci che ciascuno decida per conto suo come vuole vivere la propria vita, come usare il proprio corpo, il proprio cervello e il proprio denaro. Invece la democrazia trasforma le proprie aspirazioni individuali in obiettivi comuni che poi tutti, anche chi non li condivide, dovrà perseguire. Cioè sarà forzato, costretto a perseguire contro la sua volontà. Perciò il sistema democratico spinge le persone a compattarsi in gruppi che poi si scontrano, blocchi elettorali che cercano di imporre le proprie idee tramite leggi e normative al resto della popolazione. In questo modo si fomentano i conflitti. Per esempio tra immigrati e autoctoni, tra cristiani e musulmani, tra credenti e atei e così via. Sarebbe come voler imporre lo stesso culto obbligatorio a tutti, anche a chi ha credenze religiose differenti. Invece la soluzione è stata la libertà di culto. Ha allentato le tensioni sociali tra gruppi religiosi. Il sistema democratico invece restringe le libertà e inevitabilmente genera alte tensioni sociali. E inoltre fa pagare il conto agli altri. Per esempio le banche possono scaricare sui cittadini il conto dei propri cattivi investimenti. Questo grazie alle leggi democratiche dello Stato che sono state approvate dal mondo politico. Come si vede da questa vignetta, in democrazia ciascuno cerca di ottenere dei privilegi e dei benefici personali facendoli pagare agli altri. Vogliamo istruzione gratis per i nostri figli, ma la deve pagare lui. Vogliamo incentivi e sussidi alle imprese, ma li deve pagare lei. Voglio farmaci gratuiti, li devi pagare tu. Voglio estendere la guerra al terrorismo, ma a pagarla devono essere loro. Per ottenere questi benefici personali è utile presentare il proprio gruppo come debole e discriminato per accedere così ai finanziamenti di Stato in nome della giustizia sociale. Quindi in democrazia spesso non si vanno a rivendicare diritti, ma privilegi. Spesso in origine erano diritti, poi si sono trasformati in privilegi particolari di gruppi particolari, come le quote rosa. Nate all'inizio come diritto delle donne di essere trattate come gli uomini, ma poi attraverso le quote rosa si sono trasformate in un privilegio di un gruppo particolare e che viene ottenuto proprio per legge. Una legge che non si applica a tutti indistintamente, ma invece riguarda soltanto certi particolari gruppi, costringendo tutti gli altri a pagarne i costi. Per ottenere questi favori o privilegi dal sistema democratico, quindi dal mondo politico, è indispensabile esercitare pressioni. Quindi la democrazia è una corsa a chi cerca di ottenere per sé o per il proprio gruppo dei benefici o privilegi particolari facendoli pagare a tutti gli altri. Infine vediamo come la democrazia gestisce la solidarietà. Lo fa attraverso la coercizione, quindi una solidarietà forzata. Che è una contraddizione, perché la vera solidarietà invece è spontanea e volontaria. D'altronde coloro che invocano
l'intervento del sistema democratico per costringere il prossimo alla solidarietà, non invocano però mai una pari redistribuzione di ricchezza su scala globale, cioè su scala planetaria. Perché infatti non estendere lo Stato sociale non solo all'interno del paese e della nazione, ma all'intero pianeta? Beh, è ovvio perché coloro che vivono nei paesi occidentali, che sono i più ricchi, non vogliono una redistribuzione di reddito su scala planetaria per non ridurre il loro tenore di vita. Di nuovo, qual è la soluzione a tutti questi problemi e queste distorsioni della democrazia? Quella di lasciare la libera scelta. Chi volesse donare ai più bisognosi non deve chiedere il sostegno di una maggioranza, è liberissimo di donare a un ente caritatevole senza giustificazione alcuna di costringere chi la pensa diversamente a fare ciò che desidera o che ritiene giusto. In conclusione, che la democrazia sia necessaria per una vita sociale pacifica e armonica è un mito anche questo, perché in realtà è fonte di attriti e scontri sociali.